con il Divino Telma, per Tittura di Cale, ci rilascia una dichiarazione all'assemblea dell'ARA e ci illustra, diciamo, dal punto di vista su un aspetto particolare, che è l'utilizzo delle sostanze psicoattive, psicotrope, che si voglia, per uso rituale. Prego, ci dica un po' la sua visione. Le sostanze allucinogene o stupefacenti, o comunque le si voglia definire, sono una presenza costante nella storia della civiltà umana, sia in Occidente che in Oriente. Spostandoci a 2000-2500 anni fa, per esempio, è noto che nei templi di Esculapio, che erano disseminati in tutto il Mediterraneo, non soltanto ad Epidauro quindi, i malati venivano condotti, normalmente restavano nel tempio per tutta la notte e durante la notte ricevevano visioni particolari e venivano però assistiti dai sacerdoti maghi e guaritori, coincidenti nella stessa persona, perché il sacerdote era anche mago ed era anche guaritore. Si noti che comunque il termine magos in greco significa sapiente e anche l'equivalente latino significa il magus, sempre significa sapiente. Come ottenevano i sacerdoti lo stato ipnotico nei loro pazienti e anche il lenimento dei loro dolori? Appunto utilizzando sostanze di derivazione oppiacea. Lo stesso accadeva in Cina, in India, in altri luoghi. Qual era l'atteggiamento della società nei riguardi degli utilizzatori di queste sostanze? Era un atteggiamento di grande apertura, disponibilità, non criminalizzazione, l'unico limite, il discrimine, era il possesso di sostanze pecuniarie. Solo i ricchi potevano utilizzare queste sostanze. E questa situazione è andata avanti a lungo, ancora pochi decenni di anni fa, per esempio in Italia, la gran parte delle sostanze oggi proibite, come la cocaina, erano di uso corrente, il laudano e molte altre. Qual era il limite? Anche in quel caso il limite era causato dal denaro. Se non c'erano i soldi, la regina Vittoria, per esempio, che usava il laudano e mandava persone di fiducia a comprarlo in farmacie conosciute, poteva permetterselo, non certamente il figlio di un operaio o una casalinga. Quindi la situazione è questa, bisogna ritornare a quei livelli di tolleranza. La scelta se l'utilizzare o non utilizzare la sostanza dipende dal soggetto, non può dipendere dallo Stato, e in particolare per quanto riguarda gli operatori del sacro, i sciamani operanti in Siberia, ma, oppure quelli operanti nel Sud America, ma in realtà sono sempre stati operanti in tutto il mondo, se affermano di utilizzare sostanze a scopi cultuali, devono essere liberi di farlo. In Italia poi impedire ciò vorrebbe dire violare la Costituzione, che garantisce libertà di culto, quindi assolutamente non spetta allo Stato decidere se lo sciamano operante in Italia può o non può utilizzare sostanze stupefacenti, funghi di particolare fattura oppure no. Questa è una libera scelta individuale, lo Stato non deve metterci mano. Quindi praticamente il discorso dell'antiproibizionismo è improntato, diciamo, come esercizio poi anche di una libertà responsabile, si incrocia anche col discorso della laicità dello Stato, perché in questo caso culti in qualche modo dovrebbero stare tutti quanti sullo stesso piano, se in chiesa si utilizzano sostanze per... Senza alcun dubbio, non si può accettare l'idea che i sacerdoti della Chiesa di Roma utilizzino sostanze come il pane e il vino a scopi cultuali, e però quello che loro definiscono stregone, che in realtà è semplicemente un operatore alternativo del sacro, non possa utilizzare gli strumenti che sono necessari. Sarebbe come dire che appunto un sacerdote cattolico romano
non può usare il pane e non può usare il vino, in quel modo non può neanche celebrare la messa, che non può essere celebrata in assenza del pane e del vino. L'operatore alternativo del sacro, se necessita del peyote per poter creare uno stato estatico a vantaggio proprio e a vantaggio dei fedeli, non può essere impedito nell'esercizio di questo suo inalienabile diritto. A questo punto si apre un varco amplissimo, perché lo Stato non può decidere che cosa è culto e cosa non lo è, e in questo varco amplissimo possono penetrare tutti coloro che desiderano utilizzare talune sostanze nella stessa falsa riga. Comunque sia, deve essere una scelta individuale. Ringraziamo Mago Telma per TV Radicale, Gianni Colacione. Okay. Allora, Gianni Colacione per TV Radicale, stiamo all'assemblea dell'ARA, dell'Associazione Antiproibizionista Radicale, e Manuela ci lascia una dichiarazione, le chiediamo, diciamo, il suo approccio con il mondo antiproibizionista radicale, qual è stato e come pensa di commentarlo. Sì. Era l'88, 1988, c'era molto movimento sotterraneo di insoddisfazione, c'era molta rabbia che stava crescendo perché si stava modificando la legge e dalla modica quantità si andava a finire alla legge Craxi-Ercolino, dove si stabiliva una certa percentuale, eccetera. Quindi voleva dire che spariva un pezzo di libertà. Fino a quel momento, per qualche anno infatti, c'era stato un po' di libertà, si vedeva, si sentiva, si stava molto meglio, anzi l'Italia andava benissimo con Craxi che blaterava di quinta potenza mondiale, eccetera, eccetera. C'era questo momento così per tutti, abbastanza positivo. Ha cominciato però dall'America con Bush, la moglie di Bush, eccetera, eccetera, a dire insomma che doveva essere vietato. E così è cominciata di nuovo la guerra, un'altra guerra, un altro, cioè già c'era la guerra alle sostanze, ma di più, un'altra battaglia. E ci siamo ritrovati, allora io e il mio compagno all'epoca eravamo furibondi di questa cosa, anche perché non si trovava più niente in giro, robaccia, parlando di sostanze come acido, fumo, insomma, il resto si trovava tutto, naturalmente, perché potevi sfondare delle peggio cose, ma le cose che ti facevano magari stare meglio, no. Sentiamo Pannella, era l'agosto credo dell'88, dal televisore si vede che ne sta, c'è fuori, cioè, lo vediamo come un angelo, come un paladino della giustizia che dice legalizziamo. Allora ci siamo a quel punto mossi subito, siamo venuti dai radicali a sentire. Lì è stato, diciamo, un impatto non molto gioioso, perché arriviamo belli fomentati. Diciamo, allora che si fa, che si può fare, ci siete pure voi? E c'è stato risposto, autodenunciatevi, come prima mossa, anche lì non c'è stato assolutamente bene questa cosa, e abbiamo continuato a frequentarli per un certo periodo, e finché l'abbiamo lasciati. Questo nel frattempo abbiamo assistito a due meeting, dove c'erano, una volta c'era Stanzani, Rudelli, vari segretari del partito, eccetera. Ho fatto un intervento col codice civile penale in mano, leggendo la Costituzione, nella fattispecie del terzo principio, che si rifà al diritto umano, l'eguaglianza davanti alla legge, perché per noi il discorso, studiandocelo tra di noi, avevamo raggiunto la posizione che non c'era modo, non si poteva tentare di legalizzare delle sostanze che erano così perseguitate con un accanimento di quel genere in tutto il mondo, dove noi veramente non abbiamo un paese, diciamo all'epoca ancora meno, dove poterci rifugiare. Pensavamo all'Olanda, faremo i rifugiati politici, era così, non c'era un posto al mondo dove noi fossimo persone legali, così come noi milioni di persone.
Ok. E lì dai radicali ho portato questo terzo principio, parlando appunto dell'eguaglianza tra chi consuma alcol e chi consuma psicofarmaci, sigarette, oppure marijuana, oppure eroina, oppure quel che sia. Ecco, secondo noi era la mossa vincente appunto per affrontare la questione, non solo proprio una questione di diritto, e non solo individuale, ma costituzionale e diritto umano. Poi mi è capitato di parlarne con Pannella, però si è inalberato, a modo come l'ho visto io, non mi ha fatto finire di parlare, appena ho parlato di diritto, perché non si parla di diritto qui in questo meeting, e ha cominciato a dire che i radicali sanno tutto del diritto e dei diritti umani, eccetera, l'aborto, il divorzio, mi ha sciorinato un sacco di cose, alla fine non ho neanche più, manco più rimasto a sentirlo, perché non ho... Ho visto che era una cosa che c'era un muro, ecco, ho sentito un muro, ok, ci saranno state le motivazioni, non era il momento, cioè, non lo so, comunque abbiamo chiesto a un magistrato, in magistratura democratica, abbiamo posto questo quesito, nel senso, presentando alla Corte Europea di Giustizia un caso magari italiano, come potrebbe essere Fabrizio Pellegrini adesso, che per curarsi va pure in galera perché aveva la sua piantina a casa, ecco, portarlo proprio alla Corte Europea di Giustizia e presentando il quesito della parità di trattamento davanti alla legge, ecco. Questo è quanto, lì con i radicali all'epoca non siamo riusciti ad andare avanti questo discorso, allora se ne siamo andati via, siamo andati in Olanda, abbiamo espatriato, infatti ho un po' di tempo, eccetera. Quindi questa è la mia esperienza con i radicali, molto positiva da un lato, negativa dall'altro. Devo dire che tra i radicali però c'è sempre questa componente molto bella che è quella dei passionari, cioè c'è sempre gente che è passionaria nei radicali, più delle dirigenze, ecco, le dirigenze non mi convincono, non mi hanno mai convinto. E neanche quelle in genere, neanche quelle dei radicali. Invece il popolo dei radicali, quello è come quello che definisco io il popolo dei fattoni, cioè c'è un'unione, c'è un'unione di intenti, un entusiasmo che non si riscontra poi invece nei capo. Ecco. E adesso sono tornata qui dopo 23 anni, quant'è, e sto qui di nuovo alla sede dei radicali, devo dire che è una bella cosa, una bella emozione, perché vedo che si stanno muovendo di nuovo, mi sembra di aver capito che da 3 anni a questa parte sono cambiate delle cose, ci sono delle nuove associazioni, comunque non c'è più il CORA, ci sono altre cose, in più in tutta Italia si sta muovendo, lo vedo su internet, su Facebook, io ne ho scritto in un libro, ho scritto pure l'episodio dei radicali per fare qualche cosa, e tutti vedo che stiamo facendo qualche cosa, e questo è importante, e non dobbiamo separarci su, per esempio sentivo un intervento che diceva no, ma io non sarei d'accordo a liberalizzare l'eroina, ma scusa, ma chi te l'ha detto? Cioè chi sei tu per dire cosa si può liberalizzare o legalizzare o meno? Cioè è una questione individuale di conoscenza, di informazione, e poi io devo avere la scelta, perché l'essere umano ha libero arbitrio, se leviamo il nostro libero arbitrio noi diventiamo schiavi e ribelli logicamente, ed è una società che quando c'è gente incazzata in giro non funziona mai, e siamo in una nuova era, si dice tutti quanti, insomma stiamo attraversando, però stiamo nella quinta dimensione, il codo 2012, facciamola veramente diventare una nuova era di cambiamento, cambiamento interiore, e quindi tutto il resto si trasforma, e quindi lo lascerei dicendo sentiamoci nel nostro pieno diritto di essere ed esistere all'interno di noi stessi, del nostro corpo, noi abitiamo da soli. E da soli dovremo morire, e da soli nasciamo, abbiamo il diritto da chiunque, soprattutto dai religiosi che sono il nemico numero uno, e non ne voglio neanche parlare, altrimenti mi darebbero dell'anticlericale. Quindi, casa radicale è possibile anche questo, senza nessun problema. Sì, ma sarebbe troppo lungo, poi mi infervoro perché li strozzerei, quindi lasciamo perdere, ognuno lo sa. Dentro di noi lo sappiamo, quindi forza fattoni, come se non ora quando, okay. Che cavolo, ringraziamo Manuela, ciao. Ciao. Ok, siamo qui al congresso dell'ARA a Torre Argentina e ci rilascia una sua dichiarazione Filippo come portavoce di
growers, cioè di tutti coloro che praticamente in qualche modo sono nel commercio di tutti gli accessori, diciamo, che occorrono per la coltivazione della canapa. Sì. E ci illustra un po' com'è la situazione di questa comunità, che è una vera comunità abbastanza nutrita. Guarda, come diceva prima qualcuno nella conferenza, noi sappiamo che ci sono circa 4 milioni di consumatori quasi abituali o occasionali della cannabis. Ci sono anche in mezzo a questi 4 milioni circa, siamo stimati intorno agli 800.000, un milione di coltivatori che si producono le proprie 4-5 piantine dentro casa, con la loro apparecchiatura, eccetera, e si servono da questi famosi negozi tanto vituperati, detti grow shop, canapaio, smart shop, qualsivoglia. Quello che dicevo sulla falsariga anche del mio intervento è mi preoccupa sottolineare la vera persecuzione che è stata fatta dal 2008 a oggi, che non è uscita purtroppo su nessun giornale, su nessun riscontro mediatico c'è stato, su questa vera persecuzione. Tu considera che ci sono circa 5-6 mila indagati in tutta Italia che praticamente comprando su internet una bustina di semi, oppure alla luce della 412 che dice che il seme reato e droga non è, si può vendere e commerciare, o addirittura che ha comprato su internet nel 2008 una lampada, un concime semplicissimo, un'apparecchiatura, si sono visti fare irruzioni queste persone nella tranquillità di casa domestica alle 5 di mattina. Abbiamo avuto quasi infarti di nonne e bambini che strillavano e piangevano solo per aver comprato una lampadina per coltivazione 3 anni prima sul sito online. Si sono visti recapitare un articolo 73 a casa, un'indagine 73 per spaccio di droga, per aver comprato una bustina di semi. Io credo che questo sia veramente anticostituzionale. Io, chi vi parla, ha almeno 3 processi, 3 indagini per articolo 82. Perché queste persone, il nostro caro amico signor Giovannardi e il suo braccio destro Serpelloni continuano a dire che la marijuana fa impazzire, la marijuana rende schizofrenici e i frequentatori di questi negozi sono ragazzetti di 18-20 anni. Questo non è assolutamente vero, è antiscientifico, la marijuana non fa impazzire, questi negozi sono frequentati da architetti, cassieri di banca, impiegati, operai, gente comune, gente eterogenea in tutte le età e tutte le classi sociali della società, insomma, italiana. E questa persecuzione deve finire. Noi chiediamo a gran voce anche ai radicali, a tutte le forze politiche, eccetera, di portare il dibattito in Parlamento, mi viene in mente una battuta di Moretti nel film, quando dice a D'Alema, io dico queste forze radicali o chi si dichiara antiproibizionista, a Rita, non so, a Marco, a Emma, cioè, dite, fate qualcosa di antiproibizionista, perché c'è un esercito non pronto a fare una guerra, ma stufo di essere, discriminato come un criminale, deve espresso proprio che ad oggi chi coltiva le sue 3 piantine per curarsi uno stato d'ansia, un glaucoma, una qualsiasi, abbiamo tantissimi malati, conosciamo il PIC. Beh, ricordiamo un compagno che conosciamo benissimo, Andrea Triscioglio, che si cura appunto con farmaci Luca Coscioni, sì, e che ha passato dei guai anche per questo, purtroppo, nonostante passi anche i suoi guai per altri motivi. Incredibile che un malato venga preso per un criminale, e noi non chiediamo nient'altro che questo, che basta essere presi come criminali. Se di droghe si vuol parlare, il drogato non può essere preso come un criminale, ma casomai come un malato, come un paziente. Questa è la sua classifica, ma di certo non un criminale, non uno spacciatore. Ripeto, questa guerra è sotterranea che ha fatto il DPA. Nessun media l'ha mai portata alla luce. Questo è scritto sui forum, sui blog. Abbiamo avuto i casi più eclatanti, Bianzino, Cucchi, eccetera. Dopo lì, allora, oddio, si piange e si parla di droghe. Ma la persecuzione che è stata fatta verso di noi come esercenti e verso i coltivatori che ci frequentano, ti assicuro che ha dell'anticostituzionale, è terribile. Senti, sia per i mezzi che per i ci hai raccontato, ricordi appunto dei fatti che hanno praticamente sono l'esempio di presunzioni di colpevolezza,
quando in realtà dovremmo avere per legge una presunzione di innocenza, quindi un pregiudizio vero e proprio. È come se tu vieti i conservanti del prosciutto, poi vai a un alimentari, siccome quello lì fino a ieri ha venduto i conservanti del prosciutto, tu hai il diritto di andare a casa sua per perquisirgli casa, fare anche perquisizione, per vedere se c'ha il conservante del prosciutto. E questa è una cosa, credo, che non sia una cosa assolutamente costituzionale. E questa persecuzione, ripeto, deve finire. Concludendo, mi preme soltanto dire che c'è un esercito, appunto, di perseguitati che ha un grado di indignazione e di rabbia veramente alto, che si trova a, come dire, c'è un esercito di persone che non ha, tra virgolette, dei capi, che non ha una guida, che richiede i suoi diritti a gran voce, che non vuole essere più preso per un criminale, per uno spacciatore, che non ha una guida, un esercito di persone che non ha un, non c'è un vero e proprio, una rappresentanza di queste persone. Io sono, non sono un rappresentante di questi, sono un portavoce di questi, di questo malcontento, di questa indignazione, di questa rabbia. Spiego. Quindi forse è il caso che sull'onda e alla luce dei fatti dell'ONU e delle dichiarazioni dell'ONU, dopo l'editoriale di Sofri della Repubblica e il sondaggio del Sole 24 Ore, io credo che non c'è momento migliore per cavalcare quest'onda e credo che i nostri politici attenti a questo tema, come i radicali, come quelli della sinistra e altri, e comunque sia tutte le persone, forse moderate o non, che credono che questa pianta non sia una droga ma sia una cura, credo che questo sia, non c'è momento migliore per fare qualcosa e per chiedere in Parlamento o cominciando dai media, facendo anche delle disobbedienze civili, queste sono tutte azioni però un po' vecchie, bisogna chiedere a gran voce la modifica o l'abrogazione della Fini Giovanardi, che sta creando uno sfacelo di persone innocenti, ma impiegati, imprenditori, gente comune, tra virgolette normale, comune, non come vuol far passare Giovanardi, i ventenni drogati, gli schizofrenici perché consumano la marijuana. Questo deve finire, questa persecuzione, e deve finire queste menzogne che il DPA ci propina in tutti i suoi interventi nelle varie presentazioni. Ringraziamo Filippo per la sua dichiarazione. Ringrazio voi per questo spazio concesso. D'accordo, grazie.